Siamo con il figlio della signora Caterina che oggi compie 110 anni. Di vita vissuta come? Vissuta lavorando, ha sempre lavorato. Poveretta, la sua vita è stata quel che è stata perché soldi non ce n'aveva e ha sempre lavorato da quando è cresciuta fino a... Dove ha lavorato? Mia mamma, prima di sposarsi, ha lavorato 2 anni in azienda. Ha lavorato nella Bromboveri, ha lavorato nell'Ilva Refrattaria dove facevano i mattoni, 2 anni ha lavorato. Poi, non so motivo, non ha voluto più andare a lavorare. Vi raccontava le volte racconti di guerra? Ebbene sì, racconti di guerra. Lei è stata, aveva il marito a soldato e aveva i bambini a casa da poter far crescere. Quindi ha visto anche le evoluzioni di Vado, di tutta la provincia? Non ha passato tutte le qualità, guardi. Anche il tempo dei partigiani, che avevo un figlio dei partigiani che tutti i momenti arrivavano. E l'altro fratello era a militare, che è partito. Mio fratello maggiore, che è mancato quest'anno, è partito a 20 anni e è arrivato che ne aveva 28-29. Qual è il valore più importante che vi ha trasmesso? Guardi, il valore più importante è di poter avere la salute, di poter lavorare, perché abbiamo sempre lavorato, siamo sempre stati bene e ci siamo sempre difesi bene nella vita. Tanto auguri, mamma Caterina. Grazie.